Bene, stiamo cominciando la registrazione di questa intervista doppia con Emira Chimenti e con Mena Zappia, due donne che rispettivamente parleranno di questioni legate al tema principale che stiamo affrontando in questo periodo, quello della sanità, del Covid e dei vaccini. Emira fa parte di WWW, che voi conoscete molto bene, la Calabria vista dalle donne, questa organizzazione di professioniste, di persone, di donne che si sta muovendo ultimamente soprattutto nel campo della, come dicevamo, della sanità e della gestione dei vaccini. C'è un paradosso in Calabria, una regione dove c'è uno dei minori casi di Covid, minori numeri di decessi, eppure sempre a rischio di rimanere bloccate per quello che era, erano i conti che sapevamo dover affrontare con noi stesse, cioè la crisi della sanità regionale. Con WWW e Mira, io do il benvenuto a entrambe, con Grazie. poi Grazie grazie. dell'invito. Prego, Grazie. adesso vi darò molto spazio nella discussione. Stiamo parlando di emergenza sanitaria. Voi addirittura vi state rivolgendo al ministro Speranza per parlare di questa situazione calabrese che è vicina, dite voi, ad un punto di non ritorno e si qualifica sempre più per caratteristiche negative. La campagna vaccinale, ci stavo cadendo anch'io, è in ritardo su tutti gli obiettivi fissati. Il sistema di tracciamento e confinamento del contagio, che risulta inefficace, il sistema di assistenza e monitoraggio domiciliare dei contagiati, largamente inadeguato, anche questo è una questione che va affrontata dove anche qualcuno si sta muovendo, ma a livello privato. La caduta verticale delle prestazioni sanitarie extra-Covid e della prevenzione di cui invece ci parlerà Mena. Allora, perché a questo punto rivolgersi al ministro? Perché cominciare adesso una campagna legata alle questioni del vaccino dove pare che ci vogliono, sono notizie di questi giorni, ci vogliono mettere tranquilli perché stanno arrivando i vaccini, la situazione sta migliorando. In realtà, negli ultimi stati generali che ha avviato il presidente facente funzione Spirri l'altro giorno, si parlava delle condizioni delle ASP e tutti i responsabili Covid dicevano una cosa: le strutture ci sono, siamo pronti, mancano i vaccini. Allora, io innanzitutto vorrei dire che l'iniziativa è solo l'ultima in ordine di tempo di quelle che abbiamo avviato già da questa parte. Abbiamo sottoscritto un documento insieme ad altre realtà associative a livello regionale, abbiamo richiesto risposte al commissario Longo, nonché un incontro alla prefetta che è rimasta completamente sorda a questa nostra richiesta di confronto. Siamo scese in piazza a fianco dei sindacati il 19 marzo per richiedere appunto un tavolo di confronto sulla questione vaccini e sulla questione più ampia della sanità. E non abbiamo ottenuto risposte. Riteniamo gravissimo il fatto che chi rappresenta le istituzioni non abbia volontà di interloquire con la cittadinanza, con le cittadine che ne fanno richiesta. E allora abbiamo deciso che bisognava alzare il tiro e quindi bypassare il livello locale e rivolgersi direttamente al ministro Speranza. Tutte le calabresi e i calabresi hanno assistito negli ultimi mesi al balletto della nomina dei commissari che ci ha tenuto col fiato sospeso per un po' di tempo. Sembrava che questa dovesse essere, quando è arrivata la nomina, sembrava che questa dovesse essere la soluzione definitiva ai problemi della sanità in Calabria. In realtà il commissario Longo non fa altro che dire che lui non ce la fa, che ha bisogno della nomina dei subcommissari. È come se questa posizione si fosse congelata il giorno dopo la nomina. Non è riuscito a risolvere i problemi della Calabria, anche perché i problemi della Calabria sono strutturali e quindi necessitano appunto di interventi programmatori. Per quanto riguarda il Covid, siamo stati in attesa che si utilizzasse la questione prenotazione dei vaccini, perché all'inizio ha funzionato, diciamo, a tratti, con modalità non sempre chiarissime.
e questo ha fatto sì che si verificassero i fenomeni dei saltafila, il fenomeno che moltissimi ultraottantenni non sono ancora vaccinati, le persone con patologie croniche non sono ancora vaccinate. Qualche giorno fa è entrata in funzione finalmente questa piattaforma dove le cittadine e i cittadini hanno la possibilità di registrarsi e prenotare la vaccinazione. Notizia di stamattina, e questo ce la dice lunga sulla gravità della situazione, nei giorni scorsi, diciamo, chi ha provato a prenotarsi, le possibilità erano di recarsi a 100-150 chilometri dal luogo di residenza. Da stamattina la piattaforma manda un messaggio ai cittadini calabresi dove si dice che i centri vaccinali sono saturi e non è più possibile effettuare prenotazioni in Calabria. Ritengo che questa sia una cosa davvero gravissima perché, diciamo, attiene sicuramente all'aspetto organizzativo, attiene alla carenza dei vaccini, ma noi sappiamo che percentualmente rispetto alla somministrazione dei vaccini siamo tra le regioni che ne hanno somministrati di meno, quindi probabilmente c'è, come è stato detto a gran voce anche in altre sedi, una sparizione di un certo numero di vaccini che non si sa che fine hanno fatto. E noi crediamo che sia importante a questo punto alzare il tiro, interloquire direttamente col ministro, soprattutto perché c'è un vulnus che riteniamo davvero offensivo alla cittadinanza calabrese, c'è la mancanza totale di informazione e di comunicazione. Le notizie sulle modalità di prenotazione dei vaccini si ottengono tramite passaparola, sui social, grazie alla telefonata dell'amico medico che ti dice telefona lì piuttosto che fai lì. Insomma, la mancanza di comunicazione in una fase come quella della pandemia che stiamo vivendo è una cosa gravissima. Infine volevo dire che esiste una Calabria che non è disponibile ad aderire allo stereotipo della terra perduta, della terra dove tutto sprofonda in un buco nero e dove non è possibile porre in essere nessuna azione politica. Noi non ci stiamo. E la situazione della sanità è diventata talmente grottesca da essere, diciamo, preda di alcuni mezzi di informazione che ne hanno fatto diciamo uno stereotipo per fare dei titoli sensazionalistici, ma che poi non restituiscono appieno invece il vero volto della Calabria. Quindi noi abbiamo avviato questa iniziativa per dire che noi non ci stiamo e perché pretendiamo delle risposte sul diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini calabresi in quanto un diritto costituzionalmente riconosciuto. Quindi invitiamo anzi tutte le calabresi e i calabresi ad aderire al mailing che possono trovare sulla nostra pagina Facebook. Aggiornateci rispetto all'invito del ministro, alla richiesta di incontro con il ministro. E rispetto a questo, noi abbiamo spesso intervistato Mena Zappia come esperta di proprio gestione amministrativa degli enti e la conosciamo da tantissimo tempo e sappiamo anche il suo livello di efficacia rispetto alle posizioni proprio organizzative delle ASP. Ora Mena, la domanda è rivolta a te. Innanzitutto il Covid ci ha messo davanti a noi stessi in diversi settori, il primo di tutti è quello sanitario che già conoscevamo. Ora però ci ritroviamo davanti a una situazione che è quella, come diceva Emira, anche di un'inefficacia dell'organizzazione. Dove si sta perdendo il meccanismo? Dove si è inceppato? E soprattutto quali secondo te possono essere gli strumenti per scardinare, partendo anche dal commissariamento? Quanto può essere utile il commissariamento e soprattutto la modalità di commissariamento? Guarda, Raffaella, io ero stata nei centri vaccinali e ho visto dove sono i punti critici dell'organizzazione. Premetto che comunque non credo che sia facile risolvere il problema dei centri vaccinali, considerata la carenza notevole che c'è di personale sanitario.
nelle ASP e di personale di ogni tipo che comunque dovrebbe far parte del percorso. E quindi credo che forse dovremmo chiedere, come hanno fatto in tantissime altre regioni, l'intervento dei militari, della protezione civile, insomma, che potrebbero dare veramente una mano significativa per accelerare le vaccinazioni. Allora, intanto il grosso problema che determina anche un rallentamento nelle prenotazioni è legato al fatto che per ogni centro vaccinale considera che c'è una sola persona che deve inserire i dati nel sistema per la registrazione, oltre che c'è un dico perlomeno nei centri questi qua a Siderno, in Merito, cioè in questi centri nostri dell'ASP di Reggio. E quindi questo, poiché il percorso già per compilare i fogli che sono necessari per la vaccinazione sono cinque, uno lo deve completare il medico dove deve inserire le patologie e quant'altro. E questo percorso naturalmente richiede dei tempi troppo lunghi, quindi bisognerebbe intanto che ci fossero più persone con i sistemi informatizzati, con più PC, quindi che registri e più medici. Insomma, praticamente nello stesso punto dove si vengono somministrati i vaccini ci dovrebbe essere più persone. E io non credo che questo problema lo possano risolvere col personale interno, perché non è che non vogliono risolverlo, ma proprio non c'è il personale. Ma allora Perché scusami Mena, ma se, so che ci sono molte persone, io tra queste, che si sono anche dette disponibili a presentarsi come volontari e dare una mano, il sistema di registrazione è complesso, ci vogliono competenze particolari per poter arrivare con un proprio computer, collegarsi e inserire i dati, cioè è così difficile o guarda, anche elementi esterni volontari possono aiutare? allora, intanto comunque anche per queste cose essere una procedura, cioè io ho seguito direttamente il problema che c'è stato in Umbria, dove c'erano problemi di carenze di personale medico, e mio figlio stesso si è reso promotore sui social, rendendosi disponibile a dare una mano nel tempo libero alle vaccinazioni. E naturalmente poi è stata accolta questa offerta, è stata accolta dai vertici aziendali. Ma in questo caso però i vertici aziendali hanno fatto un bando e molti medici già hanno aderito alla campagna vaccinale, e perché nel bando è prevista anche l'assicurazione personale che vi partecipa. Quindi ci sono anche degli aspetti burocratici, non è sufficiente che le persone aderiscono, ci vuole un percorso autorizzativo da parte dell'ente che fa accedere le persone al E se no percorso. non è così complicato, si fa un bando, si prevede la copertura. Non è complicato, assolutamente non è complicato. Intanto, ecco, ci vorrebbe qualcuno che organizzasse questi centri. E quel qualcuno io non lo vedo. Questo è il grosso problema. Cioè, non vedo le competenze, perché evidentemente non si rendono conto di come inizia un centro vaccinale. Ti ho detto, il problema di rallentamento è dovuto intanto al medico che deve far compilare al paziente, sono cinque foglie dove ci sono le autorizzazioni, il consenso informato, la scheda anamnestica. Ora, per esempio, io sono che cosa ho fatto per le persone che conosco, che più persone conosco e più ho mandato questi documenti alle persone attraverso la mail dicendo fateveli compilare dal medico di base e fateveli firmare, tale che quando andate per la somministrazione del vaccino avete già tutto pronto, dovete solamente farvi registrare sul sito e poi accedere alla vaccinazione. Per cui, per esempio, manca il supporto del medico di base, sono pochissimi quelli che collaborano e questo è un aspetto negativo. E mancano anche il personale nei centri vaccinali e quindi là c'è il punto di blocco. Anzi, ti posso assicurare che adesso con le prenotazioni orario è migliorata la situazione, ma all'inizio le persone che andavano a vaccinarsi c'era il rischio che prendessero il Covid perché c'era un intasamento incredibile. Quando io sono andata a farmi il vaccino, perché faccio parte del personale sanitario
e quindi ho avuto l'accesso al vaccino tramite il mio ordine. E naturalmente la prima volta era un mese e mezzo fa, e ti posso assicurare che dentro il centro vaccinale c'erano più di 60-70 persone, Hanno anche il due o tre supporto, se stanze. non sbaglio, di Croce Rossa e Protezione Civile delle organizzazioni della rete, però Adesso non basta. ce l'hanno, però il supporto della protezione civile allo Stato è solamente per regolare gli ingressi all'interno dei locali, ma non è la protezione civile perché loro hanno anche dei medici, del personale sanitario che potrebbe invece incrementare i punti di somministrazione del vaccino. E questo è il problema, cioè secondo te noi abbiamo un'utenza sulla Ionica di 140.000 abitanti solo nel distretto di Locri. È possibile che solamente a Siderno si possa effettuare la vaccinazione? Cioè, questo determina un allungamento di tempi incredibili. Non va bene così assolutamente. Cioè, dobbiamo incrementare, cioè, devono essere incrementati i punti vaccinali. So che hanno tentato di vedere per altri due punti, uno su Bianco e un altro su Monastaraccia, credo che sia Monastaraccia o Kaulonia, ma di fatto Le ancora non hanno Caulonia, fatto credo. nulla, anche perché i commissari sono andati via, adesso è stato nominato il nuovo commissario Scaffidi, che comunque è una persona che non è certa, che non, no, cioè una persona che conosce l'ambiente sanitario, avendoci vissuto per tanto tempo. Lui tanti anni fa era anche responsabile sindacale dei medici. Però comunque io credo che il problema principale è legato alla carenza di personale e comunque alla mancanza di una figura all'interno dell'azienda sanitaria che sappia Possa coordinare. realizzare il percorso. È Allora, Emira, noi stiamo parlando meno. necessario per organizzare il percorso. Quindi partiamo da un'organizzazione, quindi da un punto, da una gestione apicale di coordinamento per poter, dici tu, organizzare tutto quello che manca e provvedere. Emira, tu ti trovi invece dall'altro lato della Scusa, Calabria e più o meno quello che ha prospettato la dottoressa Zappia è quello che trovate anche voi nei vostri centri vaccinali. Assolutamente sì, ma permettimi anche di fare un altro tema, oltre alla somministrazione dei vaccini, che è sicuramente il tema principale delle criticità del momento, che è quello dell'assistenza domiciliare ai malati. I malati di Covid che non hanno accesso all'assistenza ospedaliera, che quindi sono considerati non gravi e che diciamo curano la patologia in casa, sono completamente abbandonati a loro stessi. Non c'è nessuno che si fa carico di seguire le cure di questi pazienti. Le USCA sono, almeno in provincia di Cosenza, assolutamente inefficaci. E oltre a far notare che diciamo, questo sovraccarico ospedaliero fa sì che tutte le altre prestazioni sanitarie sono rallentate. E probabilmente in questa fase ancora non ce ne rendiamo conto, ma da qui a un po' di tempo dovremmo fare i conti con tutte le malattie non diagnosticate. Tutte le patologie oncologiche non diagnosticate per tempo che creano un grosso problema sanitario da gestire nel futuro. Quindi diciamo che l'attenzione va sicuramente sui centri vaccinali e sulla loro organizzazione e gestione, che, come diceva la dottoressa, è un lavoro complesso che va svolto con delle competenze, altrimenti non si riesce a gestirlo. Sono molto d'accordo con quello che diceva. Non dimentichiamo però il discorso USCA, il discorso assistenza domiciliare e soprattutto il discorso che riguarda il tracciamento. Noi in Calabria abbiamo avuto fortunatamente un numero di casi che ci avrebbe consentito di gestire la pandemia in maniera abbastanza equilibrata per il numero di casi che abbiamo avuto. Però la totale assenza di tracciamento fa sì che i numeri che noi leggiamo sul bollettino regionale non sappiamo se in realtà corrispondono agli effetti di casi di Covid o no.
E questa è una cosa che ulteriormente ci crea preoccupazione. Mena, infatti quello che potrebbe succedere è che non sono i tanti casi di decessi nel corso del tempo, tutti per carità terribili, ma il rischio è di aumentare i casi di decessi per le malattie correlate alla mancata prevenzione, come diceva Emira. Che prospettive ci sono da questo punto di vista? Tu hai dati anche indicativi che ci possono dire come è cambiata la situazione dall'anno scorso ad oggi riguardo agli screening? Guarda, Raffaele, intanto volevo dire che sul discorso che mi sembra molto importante, il discorso mortalità, io ritengo che spesso è strettamente collegato a interventi tardivi sulla persona che rimane a casa. E Stai parlando questo di è. Covid? Ti stai Sto riferendo parlando di soltanto? Covid, perché aveva sollevato un problema serio, molto importante. È un problema che non è solo nostro, comunque, è un problema che ritroviamo anche in Lombardia, dove ci sono gli ospedali a un livello eccellente, ma noi siamo invece, ma il territorio è veramente a un livello forse ancora più basso di quello nostro, a livello di organizzazione. Ora, guarda, io l'altro giorno parlavo con un medico dello studio radiologico e mi evidenziava che loro hanno trovato tre pazienti positivi al Covid con pochissimi sintomi, avevano però dei danni molto gravi a livello di polmone. Quindi, cioè, allora, come possiamo risolvere, come possiamo affrontare questi problemi? Non è una cosa complicata, cioè le USCA intanto sicuramente dovrebbero essere aumentate perché sono insufficienti, perché comunque il compito delle USCA non dovrebbe essere solo quello del tracciamento, essere quello anche di seguire perché comunque all'interno c'è sempre il medico, e dovrebbe seguire anche i pazienti che vengono curati a domicilio. Ma perché non utilizziamo nelle USCA dei medici che abbiano fatto un corso minimo di ecografia e li dotiamo di un ecografo portatile in modo tale che venga eseguita comunque al paziente che è a casa un'ecografia? Ti posso assicurare che l'ecografia permette di evidenziare il danno polmonare. E in modo molto semplice, non è assolutamente complicato. Quindi anche in questo caso c'è la possibilità di fare degli interventi più efficaci, perché comunque non ci sono dubbi che il grosso problema della mortalità è legato a un ritardo nelle terapie e nelle diagnosi. Cioè il paziente arriva in ospedale in fase tardiva ed è quello che noi dobbiamo evitare. Ma lo possiamo evitare, però ci vuole alla base un'organizzazione di un certo tipo. Allora, basterebbe davvero poco per cambiare il trend della situazione calabrese. Io con questo messaggio vi lascio, il tempo a nostra disposizione sta terminando. Però, scusa che ti interrompo, Raffaella, io so Ok. che in alcune zone c'è questo tipo di organizzazione. I medici, infatti, vanno a casa del paziente e fanno l'ecografia per vedere lo stato in cui versa il paziente, perché sottolineo, il danno polmonare può essere presente anche in persone con pochissimi sintomi. Quindi è un passaggio importantissimo, fondamentale, perché se c'è il danno polmonare viene evidenziato e se si inizia subito la terapia specifica, noi non solo che addirittura potremmo evitare di portare il paziente in ospedale, no. L'ospedale, sì. Assolutamente, ma soprattutto potremmo evitare di portarlo in terapia intensiva. Quindi. E soprattutto i problemi polmonari sono poi problemi che rimangono, non sono cose che passano. Infatti, noi ancora non sappiamo i danni e le conseguenze che una infezione da Covid possa determinare sul soggetto. Cioè, E siamo. quindi questo significa anche un peso ulteriore per le strutture sanitarie nel futuro, non soltanto nel presente. Va bene, io Organizzare vi meglio. ringrazio. No, finisci, finisci. Organizzare meglio oggi non c'è dubbio che significa anche utilizzare meglio i fondi sanitari, perché un paziente ricoverato che viene curato a casa ha un costo,
un paziente che viene curato in terapia intensiva ha un costo altissimo e con questo meccanismo non solo c'è il pericolo che il paziente possa andare incontro al decesso, ma si crea quel grosso problema di cui parlava già la dottoressa, aveva già anticipato, che è quello della riduzione dell'assistenza ai pazienti con altre patologie, che sta diventando critica. Cioè, io l'altro giorno, accompagnando mio marito per un controllo, sempre allo studio radiologico, sentivo di una ragazza delle nostre zone che da 15 giorni che è in attesa, ricoverata al nord, è in attesa con un tumore devastante perché deve essere fatta l'asportazione dello stomaco per intero, che sta aspettando in terapia intensiva per essere operata. Queste cose non devono succedere Non a devono noi, accadere da ma nessuna li parte, dobbiamo né in terapia né evitare. altrove. Se interveniamo prima, evitiamo che succedano queste cose. E dove non interviene lo Stato, dove non interviene l'organizzazione sanitaria, dobbiamo intervenire noi come cittadini. Quindi io ringrazio Ma non WWW per aver. scusa, Raffaella, volevo sollevarti per esempio un problema, dato che ci occupiamo, delle donne. Per esempio, quante danno che sottoponendosi alla vaccinazione devono aspettare almeno 3 mesi se hanno in programma una gravidanza? Ma devono aspettare almeno 3 mesi per potersi pensare. Ah, questo non Secondo lo te, sapevo. io non credo che sia così diffusa la notizia. Infatti, è anche da considerare e da valutare. Cioè, questo cambia non solo gli aspetti sociali legati alla sanità, ma cambia proprio gli aspetti sociali in generale. Quindi già siamo in un periodo di grandissima crisi, una famiglia per mettere al mondo un figlio ci pensa 2 volte perché non sappiamo dove stiamo andando anche da un punto di vista economico. Adesso c'è anche la questione della salute della donna, con pure i consultori che stanno chiudendo o che vengono completamente abbandonati, se non ci facciamo sentire noi, signore, non ci darà retta nessuno. Quindi io vi sto invitando a un Raffaella, prossimo incontro. ti chiedo scusa, a proposito di consultori. Per esempio, quello che sta mancando, e sempre parlando delle donne, sono i corsi di preparazione al parto, che sono importantissimi perché spesso le donne che non sono preparate all'evento e per paura di affrontare la parte, diciamo, della fase Travaglio. finale del parto, il travaglio, e chiedono spesso di essere sottoposti al parto cesareo e non si rendono conto invece dei rischi che vanno incontro proprio con il parto cesareo, cioè i rischi che corrono loro e che corre il bambino. E io ti dico, per esempio, questo è un problema culturale. Io ho fatto anche uno studio specifico, tramite i dati del certificato di assistenza al parto e ho visto, per esempio, ho potuto evidenziare dallo studio che addirittura le donne straniere, perché io lo studio l'ho fatto facendo l'assistenza sanitaria al parto nelle donne italiane e nelle donne straniere. Le donne straniere vanno meno incontro alle, al, al, utilizzano molto di meno il taglio cesareo, a differenza delle donne italiane, perché nelle donne straniere spesso è un problema culturale, cioè loro sanno già che il parto è un evento naturale. Le donne italiane che spesso non sono preparate ad accettare quell'evento, spesso chiedono al medico di essere sottoposte a taglio cesareo. E noi questo lo dobbiamo evitare, cioè dobbiamo diffondere la cultura del parto nelle donne. Se i consultori vengono chiusi, e sono i punti dove spesso vengono fatti i corsi di assistenza al parto, noi questo problema non lo potremo mai risolvere e non potremo Infatti, aiutare questa le donne. è l'invito che vi faccio per il prossimo incontro che verterà proprio sulla questione della prevenzione del percorso femminile dentro la sanità, partendo proprio dai consultori. Io ti ringrazio, Mena, sei sempre piena di molte informazioni. Emira, quindi noi ci aspettiamo l'incontro con il ministro Speranza o comunque un feedback tra WWW e il ministro. Quindi ti chiediamo di darci informazioni poi, di segnalarti tutto. Fammi fare, visto che la campagna di mail bombing parte tra un paio d'ore, fammi fare un appello Grazie. a
alle cittadine e ai cittadini calabresi ad aderire a questa iniziativa per far sentire forte la nostra voce. La Calabria non ci sta a rimanere silente e si mette in gioco, prova a mettere in campo delle iniziative per attirare l'attenzione del ministro. Alle 12 di oggi parte il mail bombing all'indirizzo del ministro. Il testo da copiare e incollare sulla mail lo trovate sulla nostra pagina Facebook di Ma lo www.lacalabria.it. trovano anche sotto di noi, lo metteremo il testo come Ok, link perfetto, ti sotto, ringrazio. potete E invito copiarlo e tutte le incollarlo. cittadine e i cittadini calabresi che hanno a cuore il tema della sanità a partecipare. Allora, noi Grazie. manderemo in onda, adesso elaboreremo subito il video, lo mandiamo in onda prima delle 12, di modo che cominciamo a partire proprio con la campagna in orario e invitando tutti appunto a copiare il testo che trovate qua sotto, inviarlo tramite email, c'è anche l'indirizzo degli uffici del ministro e Assolutamente sì. firmarlo naturalmente, firmarlo con il proprio nome e cognome. Io vi ringrazio, speriamo di avere un feedback immediato da parte del ministero, anche soltanto una denuncia di stalking. Però cominciamo a farci sentire perché altrimenti non arriveremo da nessuna parte. Io vi ringrazio e vi rinvio alla prossima settimana. Vedremo di fare un incontro riassuntivo con la partenza anche relativa ai consultori. Grazie Mena e grazie Mira. Grazie Raffaella, Arrivederci. A grazie. Anche tu presto. Raffaella. Buon lavoro. Grazie.